Sembra che vada avanti, ma sono ancora più indietro. Siamo andati là. C'erano tre modalità d'esame. Uno, in 5 minuti te la sbrigavi. Dovete ripetere solamente il pitch document. Se non sapete cos'è, dovete andare a recuperarvi per forza il video, quello generale che ho fatto per questa sessione d'esame. Lastrico tutto, adesso non mi va. 10 o 15 minuti, persone che volevano provare ad alzare il loro voto a causa della prova in itinere. Io potevo farlo, ma non l'ho fatto perché sono pigro. E poi 20 minuti, persone che non avevano fatto la prova in itinere e quindi dovevano ripetere tutto il libro, fare tutto l'esame direttamente là. Ne facevo parte del primo gruppo, quindi 5 minuti e basta. Quindi sono andato là, ho ripetuto il mio pitch. E mi ha detto: ah, beh, progetti ok, prova in itinere è così. La prova in itinere per intera è in 44esimi, quindi avevo preso 37, che in 30esimi corrisponde a circa 25. Quindi, cosa ho fatto? Mi ha aumentato anche un po' il voto, quindi GG. Il voto che trovate ovviamente in descrizione. E basta. Ho aspettato gli altri, gli autobus. Per questo è il mio lamento, gli autobus che passano dopo ore, poi sono andato a fare la spesa, ho dovuto aspettare ancora ore e sono tornato qua verso le 2. Io ho fatto l'esame alle 10:20 tipo, io dovevo essere alle 11, però il professore è andato molto spedito, quindi GG, ci siamo andati tipo verso le 11 e qualcosa. Dovrei ripetervi anche a voi il pitch. Il mio gioco che si chiama Spellstorm Z, cioè Genshin e Call of Duty insieme. Però, ahimè, ho perso un punto. Sono ancora più indietro in generale con i voti. Mi sono abbassato. Quindi, per recuperare per forza, in fotografia devo prendere per forza 30 e lode. Divertente, però, molta. Competitivo di tutti tu. Buonanotte.